Allora, la Moto B è nata da una divisione dei fratelli Benelli, fondatori della Moto Benelli. Allora, l'ingegnere Giuseppe Benelli a un certo punto si è diviso dai fratelli, però non poteva costruire col nome Benelli, nonostante che fosse lui un Benelli, no? Allora ha dovuto simmetare il nome Moto B, che vorrebbe dire in effetti Moto Benelli, però non era scritto Moto Benelli, ma era solo Moto B e basta. Una piccola premessa sulle priorità, scala di valore di mio nonno, praticamente c'è prima la moto, poi viene la moglie, i figli e tutto il resto. Lui si barricava in officina nella Moto B e anche se suonavano, non andava a rispondere, lui era intento a fare quello che doveva fare, quindi dopo andavano da mia nonna a chiamarla, diceva: ma non c'è nessuno. Sì, è lì, ma non vuole rispondere, non vuole. Guarda, dovete andare nella porticina dietro, allora da lì potete entrare. Perché lui quando lavorava, cioè tirava dritto, hanno fatto 2 giorni e 3 notti senza dormire perché dovevano finire il motore per una gara. Porina mia nonna ha dovuto sempre stare dietro alla sua amante, che la sua amante era la moto. È sempre stato considerato il mago dei quattro tempi. Lui lavorava per la Moto B e aveva uno schieramento di moto che faceva tutte le categorie e le metteva tutte in fila, queste moto quasi nere era il colore delle Moto B, ce ne sono state anche un periodo che erano grigie, metallizzate, però io me le ricordo nere con la scritta Moto B per tutta la carenatura, e lui metteva tutte le moto, le 125, le 175, le 250, tutte a spina di pesce, e i suoi meccanici le mettevano in moto per scaldarle, e lui sembrava il direttore dell'orchestra, queste moto tutte in fila col meccanico che la scaldava, brum 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 brum, e lui dirigeva l'orchestra, era stupendo. Zanzani è quello che ha creato la Moto B da corsa. Zanzani è quello che ha lavorato sopra, Zanzani è quello che ha creato le CAMS, Zanzani è quello che ha creato il 6 tiranti, Zanzani è quello che tuttora crea e fa delle repliche che sono identiche a quelle vecchie. Zanzani è quello che mi ha fornito il 125, che è pratico di moto. All'epoca il mio Moto B ufficiale faceva 12.000 giri, quindi un Moto B aste e bilancieri che faceva 12.000 giri, sono un'enormità per un monocilindrico dell'epoca. Io andare in moto, credo che avessi 12 anni con un Indian, col Sidecar, si figuri, frizione piede, non ero neanche capace di metterli in moto. Quindi, dopo ho cominciato a praticare con le moto, arrivata la guerra, sono arrivati gli inglesi con i Metless, Triumph, quella roba lì. Siccome Forlì c'era un campo dove avevano radunato tutta questa roba militare, moto, carri armate, cingolette e compagnia bella, allora siamo andati là a comprare un residuato bellico e poi l'abbiamo elaborato. Mi è stato a strocchiare e così è nata la mia passione per la moto. Dopodiché è arrivata sta Laver del 75, abbiamo cominciato col corridore Silvani a fare le modifiche, fare le cam, fare quello, fare quell'altro, e abbiamo vinto molte gare e mi sono messo in evidenza, devo dire. La sua fama gli deriva dal fatto che lui, quando correva, perché è stato anche corridore, con la sua Lavarda trasformata da lui, batteva la Lavarda ufficiale della casa,
nello stesso tempo, quando lui ha smesso di correre, perché chiaramente gli andava stretto il fatto di fare il pilota, perché non era forse il suo mestiere, ma il suo mestiere era più come tecnico, e preparò delle lavore sempre per Silvagni, Genunzio, che era un suo compaesano di Forlì, e si è vinto due campionati italiani da privato, quindi battendo le lavore d'ufficiale. Qui a Pesaro lui è arrivato nel 1957 e ha incominciato a elaborare questi motori con la tipica forma a uovo. Dopo è arrivato questi qua, Marco Benelli, che cercava uno per fare questi lavori, e io sono capitato a pallino e ho avuto fortuna, perché ho cominciato a metterci le mani e siamo andati subito bene. Primo Zanzani è stato il mio capo del reparto corsa della Moto B ed era lui l'artefice di tutti i successi sportivi della Moto B. Ancora è vivo, c'ha più di 80 anni, se lo vede ancora fa le Moto B da corsa, che le vende anche in Giappone, era bravissimo. Lui sa tutte le misure a memoria di tutto il motore, cioè gli vai a chiedere una quotazione di un alesaggio, lui te la dice tutta a memoria, non è che va a vedere nel disegno e poi vai a fare riscontro col disegno, è quello. A 84 anni c'ha una memoria di ferro, lui dice di non avere memoria. Ma... Lui prima, no, questi a cama avevano degli ingranaggi che si montavano con una chiavetta, erano un ingranaggio fisso, dopo lui ha fatto un ingranaggio con, dietro era un verghiero, un porta ingranaggi con tutti i forettini, l'ingranaggio per dire aveva 21 fori. Il porti ingranaggi ne aveva 20, perciò se lui aveva bisogno di fare tre gradi, di modificare tre gradi l'anticipo, così l'apertura chiusura di una valvola, la faceva con questi forettini, con una spina. No, è stato un po' ingegnoso, insomma, la faccenda lì. Era un mago nel quattro tempi, conta moltissimo il profilo dell'albero a cam. L'albero a cam è quello che comanda l'apertura e la chiusura delle valvole. E Zanzani tutte le settimane faceva degli alberi a cam nuovi. E allora io gli chiedevo di darmi quelli vecchi, perché li avrei regalati ai concessionari per truccare un po' le moto. E lui invece era talmente segreto che li rovinava pur di non darli in giro. Per non far sapere i segreti delle cam, ha costruito una macchina per lavorare il lobo e per non dare il copia in giro, se l'è fatta lui, se le faceva in casa, e così i suoi segreti rimanevano in casa, diciamo, non venivano fuori dall'officina. Per non far scoprire i tuoi segreti, cosa facevi? Il lobo lo facevamo... Lo facevi te, però? Sì, il lobo lo facevo. Le facevi maggiorate per... No, non... Sì. No, con i trucchi del lavoro, no? Come fa? Uno dice io voglio fare un paio di scarpe, però le faccio, però non voglio far vedere come sono fatte. Allora le faccio prima, le faccio brutte, poi me le faccio belle per me. Come devo dire? Questo è la cam. Albero motore. La frizione, la cam, questo pignone va montato qui, questo qui, la cam lì. Poi c'è le punterie, queste. Questo è il castelletto delle valvole che va qui sopra. Prima abbiamo corso con queste, poi abbiamo corso con questa, dopo il 64 con questa. Prima avevamo il 4 marce, il primo nato, che sarebbe questo. Credo sia nata nel 52. Questa qua è un 4 tempi, 125, 4 marce, che è stata costruita prima della mia venuta, no? Io quando sono venuto a Pesaro ho dovuto prendere in esame questa e ho fatto tutte le modifiche del caso, cominciando dal motore, vedere il telaio, ruote, compagnie belle. È chiaro che ho impiegato un po' di tempo, ho dovuto fare le cam, ho dovuto fare tutto. Abbiamo ottenuto subito dei progressi, perché il motore esistente aveva
14 cavalli e noi ne cavamo subito 18, la prima botta. Dopodiché è stato rielaborato e siamo andati a finire che il 4 marce aveva 27 cavalli e 175. Primo Zanzani riusciva a elaborare il motore in maniera che diventava valido per vincere tutte queste gare. Volta che ci fermavamo lo ricontrollava e l'unico che mi chiedeva se gli ammortizzatori andavano bene, se gli altri non me lo chiedevano. Lui tutto, voleva sapere tutto. Una volta stavo in testa a Vallelunga con 20 secondi di vantaggio, e alla curva Roma sono caduto, e sono rialzato e sono arrivato quinto. Lui alla fine della gara mi ha preso da una parte e ha detto: adesso mi spieghi perché sei caduto. Sono caduto, mi metteva pure un po' di timore, perché lui era molto bravo, ma era uno che si faceva rispettare comunque. La caratteristica principale di mio padre è che ha un carattere piuttosto deciso e con qualsiasi pilota tu parli, affiora questo carattere un po' burbero e deciso. Non andava d'accordo con nessuno, litigava con tutti. No, era proprio un caratteraccio, litigava, solo con me andava d'accordo. Sì, è vero che era un personaggio burbero, ma bisogna esserlo comunque, perché altrimenti troppa confidenza porta alla mala creanza, quindi di conseguenza è importantissimo. Era una persona un po' difficile, un gran tecnico, difficile da trattare, però ti dico, io sotto quell'aspetto lì sono stato fortunato. Tanto per sottolineare questo carattere, c'è un episodio che è successo quando mio padre lavorò nel quel breve periodo alla Benelli. Quando è venuto via c'è stata una discussione con Giovanni Benelli, il quale ha detto a mio padre: io questa fabbrica l'ho fatta. Allora mio padre si è messo una mano in tasca, ha tirato fuori una scatola di cerini e ha detto: se lei l'ha fatta, allora queste tenghe cerini, per me le può anche dare fuoco. No, per la Benelli ho fatto una frazione nel 64, ho lavorato 3 mesi, 4 mesi, ho rielaborato il 4 cilindri 2,5, c'era sta gara di Daytona internazionale dove avevamo i giapponesi con la Suzuki 4 cilindri e noi avevamo sto Benelli 4 cilindri che non tenevano le due bielle del mezzo, il 2 e il 3 non stavano in piedi e io ho cambiato. Intanto che aveva degli alberi motore, ho cambiato sempre degli alberi. Invece di dormire la notte cambiava gli alberi il motore, poi alla mattina andava là, due giri, gnac, rompeva, ritorna a casa. La vita da lavoro forzato. Dopo Daytona siamo andati a Modena un giorno a provare. Il motore andava, proviene, ci ha dato il gas, è andato per terra, ma cazzo sto motore non si guida, come? Hai detto che il 4 cilindri non aveva la ripresa, e poi hai dato il gas, sei volato via con un coglione, cosa vuoi fare? E così, dopo siamo entrati in dissidio, basta. Sto Zanzani, per il suo caratteraccio, un giorno ha buttato fuori mio zio Giovanni dal reparto corsi, che praticamente era il presidente della società, per cui l'ho dovuto rimandare alla motobia. Dopo sono rimasto a Pesaro al patto di fare questo qua, il 2,5, questo qua, il 6 tiranti. Questa qua è nata nel 64, telaio traliccio, motore speciale a 6 tiranti,
2,50 pieno, abbiamo avuto immediatamente dei grossi risultati con tutte le modifiche del caso, cioè carburatore più grosso, pistone più grosso e compagnia bella. Elaborazione del telaio, della forcella, ruote che abbiamo acquistato dal mercato, le ruote noi non le abbiamo fatte però le abbiamo acquistate. Forcella l'abbiamo acquistata dalla ditta Ceriani, il resto l'abbiamo fatto noi. L'ultima moto che aveva fatto, che era sto famoso 6 tiranti con la quale vincevamo tutte le gare nella sua categoria, mi ricordo che in un anno abbiamo vinto il campionato della 125, il campionato della 175, il campionato della 250, sia sul circuito sia nelle gare in salita, perché facevamo anche le gare in salita. Quattro tirate, 1, 2, 3, 4. Questo è un blocco motore da 6 tiranti. È nato in virtù dei difetti che aveva il 4 tiranti, avendolo spremuto notevolmente di potenza, dava qualche problema che sfiatava da questi lati dove non c'erano i tiranti. E noi abbiamo bilanciato il difetto aggiungendo 2 tiranti laterali. Il nonno si mette con questo attrezzo, la morsa, lo stringe, infila la testa, adesso quella testa non ci va, così, e comincia a lavorare con tutti i suoi attrezzini, che è un rumore tipico perché qui va a scavare i condotti, a lavorare le sedi delle valvole, fa zing 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 zing. Tramite il rumore sa se le valvole sono alla giusta posizione o deve lavorare ancora di più le sedi delle valvole. Non so come fa, ma anche se è sordo lo sente bene. Queste qui sono le sedi delle valvole, dove poi andranno le valvole. I condotti sono questi qua, adesso qui sono, non sono stati ancora lavorati, ma lavora questa parte, vedi, grezza, la lavora lui a mano. Quindi come potete vedere vengono prese tutte le precauzioni che venivano usate al reparto corsa, cioè i motori dovevano essere nascosti a occhi indiscreti. Questo può ruotare in tutti i sensi, così, 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 e quindi si può intervenire su tutti i componenti del motore. Dunque, questo è il cater motore, no? La sistemazione è uguale a quella del 4 marce. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo allargato il cater per ospitare le 5 marce e per ospitare i famosi 6 tiranti. Questo è il cambio 5 marce. Prima marce, seconda marce, dopo questi si muovono. Terza marcia, quarta marcia e quinta. Questo qui è un cambio in presa diretta, cioè le marce vanno prima, parte da qui, primario, secondario, poi dal secondario passa alla presa diretta. Quindi sono 4 ingranaggi che lavorano, 4 per la prima, 4 per la seconda, 4 per la terza, 4 per la quarta. La quinta, tutti questi ingranaggi non lavorano più. Si innesta solo sto innesto frontale che va direttamente dal primario all'uscita del pignone catena. Il telaio, andando abbastanza forte, oltre i 200 km all'ora, presentava dei problemi. Allora abbiamo fatto immediatamente il traliccio. Il traliccio consisteva a un arrangiamento che lo possiamo vedere. Non è andato a venire qua.
siccome era leggero per una moto che faceva sui 100 km all'ora, qua dovevamo andare più del doppio, abbiamo dovuto rinforzare. Partendo dal perno del Forcellone abbiamo fatto due tubi, che uno andava dalla parte anteriore e uno andava dalla parte posteriore. Poi li abbiamo legati col traliccio dei tubi passanti che andavano a parte, ponticelli passanti. In più abbiamo aggiunto questo squadro qua che si legava al canotto. Il canotto l'abbiamo messo più grosso, con calotte più grandi e via. Questa carenatura è la carenatura del Moto B che è stata fatta qui a Pesaro, primi in alluminio, e abbiamo fatto la caratteristica supposta, cioè circolare davanti e stretta dietro. Era anche originalissimo per le sue idee e si inventò, e io ebbi modo di collaudarli, dei dischi in alluminio, particolarmente leggeri, con un riporto per la superficie per non, chiaramente, per poter resistere a quelli che erano gli attriti con le pastiglie. 76, c'era il problema che i dischi che costruivano gli altri avevano qualche problema, che per esempio quando andavano a frenare la pompa era scarica perché il disco non girava perfettamente in centro. Invece noi l'abbiamo risolto con l'autocentrante, diciamo così, col flottante. Quando la ruota gira, questa corona qua, che è semovente, riesce a centrarsi automaticamente e lì rimane. La pinza alla braccia, alla destra e alla sinistra, e quando viene iniettato il liquido nei pistoni c'è la frenata. Ogni fine gara lui veniva col panino e la Coca-Cola, perché io quando correvano stavo 3 giorni senza mangiare, perché ero molto emotivo, lui lo sapeva, e ogni volta veniva dopo la gara, mi portava il panino, e quando andavo a Pesaro, ogni volta che arrivavo su, prima di fare qualsiasi cosa, mi portava nel reparto corse, c'era una bilancia e mi pesava. Se mi ero ingrassato, se mi ero per vedere quanto pesavo. Non è che era sua la ditta, però le moto sono sue figlie, sono le sue morose, le sue anche tuttora, quando deve dare via una moto, sembra che gli venga quasi, no, da piangere, però che si stacchi un pezzo di lui, è geloso delle sue moto, questa qui. La revisione la fa sempre da noi, perché lui non vuole che la tocchi qualcun altro, per dire. Ancora oggi credo che lavori attorno ai Moto B, perché poi sono tornati di moda le corse e le moto d'epoca, e quindi lui era re allora e re ancora, avesse appoggiato la corona da una parte, se l'è rimessa, e credo che ancora oggi faccia la fortuna di quelli che riescono ad avere la moto preparata da lui, al punto che si dice ho un Moto B Zanzani, cioè proprio la marca legata al preparatore. Sto facendo qualche esperimento e basta. Non ce lo dice però. Mi stufo, adesso devo andare in Toscana in vacanza.